Bene, allora iniziamo a premiare la categoria esordienti. Terza classificata, Crescenzi Chetti, società Stella, premia Di Marco Tonino. Sempre per la categoria esordienti, secondo classificato Marcaccio Vittorio, Monteurano, Ascoli Piceno. Premia Ferri Franco. Allora per la categoria esordienti vince il primo premio Sansonetti Gabriele, città di Campi. Premia il presidente della società, Moretti Loredano. Adesso passiamo alla categoria ragazzi. Quarto classificato, Iachini Stefano, società Torrella. Premia il presidente della San Giacomo, dov'è? Cittarelli Emilio. Bene, quarto classificato. Terzo classificato Fedele Lorenzo, società Società Roma, premia Domenico Antonio Piero. Secondo classificato, Biagioli Lorenzo, Ancona 2000, premia Di Domenico Antonio Antonio. Per la categoria ragazzi vince il secondo trofeo Pomme di Bartolomeo Daniele, DLF Tivoli. Premia l'assessore allo sport Marino Fiorato.
Passiamo alla categoria allievi. Terzo classificato, Rocchetti Aaron, Città di Campi. Premio al signor Tuzzuti Luigi. Tuzzuti Luigi. Secondo classificato, Marinelli Gabriele, Ancona 2000, premio il presidente del comitato di Teramo, Rastelli Bruno. Allora, prima dell'ultimo premiazione premiamo gli arbitri. Prego avvicinarsi gli arbitri. Daniela e Marilena premiano gli arbitri. Prego, mettetevi in fila. Ecco qua. Le donne c'erano, fate i galanti, almeno a metà. Un applauso, grazie a loro che funzionano queste cose. Poi un premio al presidente della San Giacomo, dove sta, carissimo amico mio. È un piacere avere la sua amicizia, carissimo, è un piacere grande. Vieni qua, vieni, facciamoci una foto. Poi, un premio per l'assessore allo sport. All'assessore allo sport gli chiediamo personalizzazione. Lo so che sarà difficile, lo so che ci vogliono gli anni, però bisogna pensarci. Questo lo premia questa signora con gli occhiali. Prego, facciamo partecipare tutti. Prego la foto. Poi un applauso, un premio per il presidente provinciale, oltre che presidente, anche un carissimo amico, Bruno Rastelli. Questo premio, Chiodi Luigi, prego, veloce, Chiodi Luigi, sì. È la prima sezione, la diretta, i previsti della diretta. Cammina. Fai parte della nazionale, dai. Una foto con Bruno Rastelli. Ce ne manca uno. Al presidente regionale, il nostro amico Cicconi. E lo facciamo premiare da Domenico Antonio Antonio. Va bene, allora, prima di ridare la parola al direttore di gara, io voglio ringraziare la società POM, quello che ci fa fare questo torneo, che ci dà una mano. Voglio ringraziare tutti gli sponsor, tutti quelli che ci stanno vicino, tutti quelli che ci danno una mano. Pop 87 ci ha dato le scarpe,
insomma, qualcuno, tutti quanti hanno fatto la loro parte. Ripeto, ringrazio tutte le donne, tutti i soci che hanno collaborato a questa manifestazione, che non è semplice, ci stiamo lavorando da tanti giorni e io sto qua tutti i giorni e vedo che comunque le cose vanno bene. Quest'anno mi è sembrata una cosa, una passeggiata, una cosa facile, ma perché c'è tanti collaboratori, e io a questi un applauso, a chi ha cucinato, ha lavorato, tutti quanti, un applauso a loro, grazie. A questo punto parola al direttore per rivedere la gara. Allora, il vincitore del secondo trofeo POM per la categoria allievi è Biagioli Alessandro, Ancona 2000, premio al presidente regionale Tonino Ciccone. E adesso ci mettiamo tutti qua a centro, ci facciamo la foto di gruppo, forza! Forza, venite qua che ci facciamo una foto tutti quanti. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Grazie.